sia lodato, ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Oggi e sempre sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario e vogliamo pregare la Madonna per le vostre intenzioni, per quelle che portate nel vostro cuore e anche per quelli che sono collegati con noi, in particolare per gli ammalati, soprattutto quelli di Covid, perché la Madonna li aiuti a riacquistare la salute. Oggi è il mercoledì, primo mercoledì del mese, che è dedicato a San Giuseppe, e alcuni di voi riceveranno anche lo scapolare. Ecco, preghiamo San Giuseppe, che è lo sposo di Maria e il protettore della Chiesa universale, perché interceda per tutte le nostre intenzioni. Quelli che si devono confessare possono passare dal piazzale alla sacristia, dove c'è un sacerdote disponibile per le confessioni. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono del mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Apriamo il cuore a Maria. O Maria, mamma nostra cara, nei momenti difficili della nostra vita, come quello che stiamo attraversando ora, noi sentiamo la tua vicinanza e percepiamo il battito del tuo cuore che ci infonde coraggio e serenità. O Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, tu andasti in fretta da Elisabetta per aiutarla in un momento tanto delicato della sua vita. Vieni anche nelle nostre case e riempile con la luce e il conforto della tua materna bontà. O Maria, mamma nostra cara, come accadde a Cana di Galilea, talvolta cadiamo nell'apprensione. Aiutaci con la tua presenza sempre attenta e vigile e riportaci a sorridere con rinnovata fiducia. O Maria, tu non ci abbandonerai mai. Grazie. Meditiamo i misteri gloriosi. Il primo mistero glorioso ci mette davanti l'evento più grande e più consolante di tutta la storia umana. Gesù risorge dai morti e dà inizio ad una nuova umanità della quale noi facciamo già parte per il battesimo, ma aspettiamo il compimento della risurrezione finale della carne. Viviamo per l'attesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero glorioso ci mette davanti la scena dell'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è un abbandono, Gesù è sempre presente, ma è nascosto, perché vuole che noi siamo la visibilità della sua bontà, della sua mitezza, della sua pazienza, della sua umiltà e della sua misericordia. È una grande missione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù e lo Spirito Santo discende su Maria e sugli apostoli in preghiera nel cenacolo e riempie di coraggio, di entusiasmo il loro cuore per annunciare la bella notizia che Dio ci salva in Gesù e la missione continua attraverso di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. In Maria si compiono perfettamente le parole del suo Magnificat: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Quante volte vediamo compiersi queste parole, quante volte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, che è la meta della nostra vita, la speranza della nostra vita. E in paradiso Maria è regina degli angeli e dei santi, e in paradiso e dal paradiso Maria ci segue, ci protegge, perché Maria è mamma per sempre, la nostra mamma celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Prega per noi, Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi, Madre di Cristo. Prega per noi, Madre della Chiesa. Prega per noi, Madre della Divina Grazia. Prega. Prega per noi, porta del cielo, prega.
prega per noi. Prega per noi, rifugio dei peccatori. Prega per noi, consolatrice degli afflitti. Prega per noi, aiuto dei cristiani. Prega per noi, regina degli afflitti. Prega per noi, regina dei patriarchi. Prega per noi, regina dei profeti. Prega per noi, regina degli apostoli. Prega per noi, regina dei martiri. Prega per noi, regina dei veri cristiani. Prega per noi, regina delle vergini. Prega l'incarnazione del tuo figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per ciascuno di voi, per coloro che ci seguono da casa o dagli ospedali o da residenze per anziani o da qualsiasi altro posto, per intercessione di Maria Immacolata. Vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a casa il frutto della preghiera, che è la bontà. Thank you.
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Oggi è il primo mercoledì dedicato in modo particolare a San Giuseppe. In questo anno a lui dedicato, e alcuni di voi riceveranno anche lo scapolare. Ecco, preghiamo San Giuseppe che ci protegga e ci difenda da ogni male. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, in sia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, piace di tanti, e voi, fratelli e sorelle, di pregare te, Signore Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. Custodisci, o Padre, la tua famiglia nell'impegno delle buone opere. Confortala con il tuo aiuto nel cammino della vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. I nemici del profeta dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore e stornare da loro la tua ira. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore. Ascolto la calunnia di molti, terrore all'intorno, quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani,
liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. In piedi. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Lode e onore a te, Signore. Lode e onore a te, Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono, lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole essere grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode e onore a te, Signore. Lode e onore a te. Seduti. Fratelli e sorelle, una breve riflessione sulla liturgia che stiamo celebrando in onore di questo grande santo che è San Giuseppe, lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù su questa terra. Purtroppo dobbiamo dire che nella pietà popolare San Giuseppe è poco invocato, e il Papa quest'anno ha istituito anche un anno dedicato a San Giuseppe con un'enciclica Patris Corde, per farci capire l'importanza che ha San Giuseppe nella Chiesa. 150 anni fa San Giuseppe è stato proclamato protettore di tutta la Chiesa, cioè di tutti noi.
E quindi possiamo capire l'importanza che ha San Giuseppe nella nostra vita spirituale. E allora noi dobbiamo pregarlo spesso, San Giuseppe. Se vediamo come le nostre famiglie oggi stanno andando alla rovina, lui che è il capo della santa famiglia di Nazareth può intercedere e può ottenerci le grazie della fedeltà, ecco, dell'unità, e può, ecco, aiutare quelli che si trovano in difficoltà. Potremmo dire tante cose su San Giuseppe, ma la cosa essenziale è che noi questo anno lo preghiamo in modo particolare perché voglia aiutare tutta la Chiesa a compiere la volontà di Dio. Io vi dico soltanto quello che un giorno Gesù ha detto in una rivelazione. Amate, amate, amate il cuore castissimo del mio papà virginale. Consegnatevi totalmente a questo cuore puro, castissimo e virginale, perché il mio sacro cuore l'ha formato ad essere il mio vaso di grazie per tutta l'umanità peccatrice, come il cuore della mia madre immacolata. Ecco allora, fratelli e sorelle, queste parole ci dovrebbero, ecco, possiamo dire, infiammare di amore per San Giuseppe, e lo dobbiamo invocare spesso. E voi vedrete come San Giuseppe penserà a tutto, anche alle cose materiali della nostra vita. Abbiamo ascoltato nella parola di Dio questa sera che Gesù annunzia la sua passione e morte. Ma gli apostoli, avete sentito, non hanno creduto o hanno pensato ad altro. Ecco, la mamma di Giacomo e Giovanni chiedono che mio figlio, che i miei figli siano uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. E Gesù dice, il calice lo berranno, cioè soffriranno la passione, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me, ma al Padre a chi lo ha affidato. Ecco, fratelli e sorelle, tante volte noi bramiamo le cose materiali, ci crediamo di essere qualcosa, invece no. Avete sentito le parole? Tra voi non sia così. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il vostro schiavo. Ecco, Gesù ci vuol far capire che soltanto con l'umiltà noi possiamo camminare sulla strada che ci porta alla salvezza. Ecco, Geremia, che è il simbolo di Gesù, anche lui si rivolgeva al Signore e lo supplicava perché non l'abbandonasse nelle prove e nelle difficoltà, ma per essere ascoltati, essere, possiamo dire, presi in considerazione dal Signore, è necessario che ci mettiamo in questa vera umiltà. Come ha fatto del resto Gesù, il quale non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita per tutti. E sappiamo quello che Gesù ha fatto per noi. E allora in questo tempo di Quaresima, mentre ci facciamo accompagnare dalla Madonna e da San Giuseppe, ecco, mettiamo in pratica questi insegnamenti del Vangelo. Viviamo nell'umiltà. Non siamo nulla agli occhi di Dio, ma un po' di polvere e cenere. Abbiamo bisogno unicamente della sua bontà, della sua misericordia. E quindi se ci mettiamo in questa strada, state certi, cammineremo sulla strada sicura che ci porterà alla salvezza, ma ci prepareremo degnamente a celebrare la Santa Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo.
fratelli e sorelle, il discorso con gli uomini può sempre riservare delle sorprese. Il dialogo con Dio si svolge sempre nella serenità e nella fiducia, perché colui che ci ascolta è l'Onnipotente, è il sommo amore. Per questo preghiamo dicendo insieme: ascolta, Signore, e perdona. Ascolta, Signore, e perdona. Ricercato a morte dai suoi nemici, Geremia si appella a Dio come sua unica salvezza. Noi facilmente ci fermiamo al lamento e andiamo a mendicare il conforto degli uomini. Per questo, pentiti, preghiamo. Ascolta, Signore, perdona. Il profeta ha fatto delle sue sofferenze un'immagine della passione di Cristo. Noi proviamo tanta fatica a cogliere in esse il volere di Dio e un mezzo di conformazione al Salvatore. Per questo, con umiltà, preghiamo. Ascolta, Signore, e perdona. Gesù serenamente ha accennato alla sua morte. Noi sperimentiamo tanta paura per poi cerchiamo di superarla, allontanando il più possibile il pensiero. Siamo molto puerili, per questo con sincerità preghiamo. Ascolta, Signore, e perdona. La richiesta della madre dei figli di Zebedeo è il tipico risultato di chi si lascia guidare da schemi e ideali umani. Anche noi rimaniamo prigionieri di mentalità che nulla hanno a che fare con il Vangelo. Lo riconosciamo e fiduciosi preghiamo. Ascolta, Signore. Ai credenti deve stare a cuore un solo posto, quello che ci è preparato e ci attende nella Gerusalemme celeste. Concedilo ora, o Signore, a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare alla nostra sorella Teresa. Con riconoscente memoria verso di loro ti preghiamo. Salvatore Gesù, che ti sei offerto vittima per noi e per tutti gli uomini, aiutaci a rimanere sempre e strettamente abbracciati alla nostra e alla tua croce, per formare con te un'unica oblazione gradita al Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ora vengono chiamate quelle persone che devono ricevere lo scapolare, e vengono solo quelli che sono chiamati, non altri. Cirillo Giuseppina di San Valentino Torio, di Lauro Maria di Nocera Inferiore, Perriccia Giuseppe di Sant'Antonio Abate, Rispoli Maria Rosaria di Scafati, Pastore Anna di Scafati, Apicella Giovanna di Cava di Tirreni, Cuomo Ubaldo di Mondoro Superiore, Corbisiero Maria di Mondoro Superiore, del Sorbo Vincenzo di Angri, Borrello Erminia di Bosco Reale, di Martino Angela di Bosco Reale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Preghiamo. O Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su questi scapolari in onore di San Giuseppe, e fa che quelli che lo porteranno vi trovino la salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevete questo scapolare, segno del manto protettore di San Giuseppe. Il suo cuore castissimo e virginale vi protegga da ogni male e pericolo, vi protegga nella purezza dell'anima e del corpo e vi conceda tutta la grazia divina per l'eternità. Cuore castissimo di San Giuseppe, sii il custode delle nostre famiglie. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe, salvate le anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.
Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, in piedi seduti. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a voi gloria e il nostro e tutta la tua fantasia. Volgi con bontà lo sguardo, Signore, alle offerte che ti presentiamo e per questo santo scambio di doni liberaci dal dominio del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo dicendo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che oggi preparati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che oggi preparati del mondo, ecco l'agnello di Dio
ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si fa la comunione davanti al ministro. Quelli che non possono fare la comunione facciano quella spirituale.
Ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui ci aiuterà a risolvere tutto. Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento che ci hai donato come pegno di vita immortale sia per noi sorgente inesauribile di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti salutiamo, o Regina, nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina. A te, Signore, 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 a te, Signore,
Ora salutiamo San Giuseppe, gli è stata distribuita quell'immaginetta, in modo che guadiamo anche l'indulgenza plenaria. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, salvate. Quelli che hanno portato fotografie di ammalati, anche quelle che avete a casa, indumenti, oggetti sacri, anche l'acqua, il sale, l'olio, le candele e anche i viveri, i cibi che mangiate, perché come dice la Madonna possiate essere protetti dagli attacchi e dalle insidie di Satana, mentre voi cantate un inno alla Madonna. Michele, San Gabriele, San Raffaele, e voi tutti i santi angeli del cielo, pregate. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, regge e governami, che ti fui affidato dalla pietà. L'eterno riposo dona loro, Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. L'olio della Madonna non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini, gli chiedete agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna fa tante grazie, anche fisiche, attraverso quest'olio che arde notte e giorno, davanti alla sua immagine. Vi auguro una buona serata, un buon rientro, con l'augurio che in questa, possiamo dire, quaresima, possiamo esercitarci nell'umiltà. Ecco, guardiamo San Giuseppe che è stato umile di cuore, che non ha mai parlato, ha sempre ubbidito e ha fatto sempre la volontà di Dio. Nel nome del Signore andate in pace. Un saluto e una benedizione a tutti quelli che sono collegati con noi, in particolare per gli ammalati, perché il Signore li guarisca e dia loro presto la guarigione. Ti salutiamo, Vergine, colomba, nessuna creatura eterna come te. Dovete andare tutti.
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo il Santo Rosario con tanta fiducia e meditiamo i misteri della luce. Il primo mistero ci porta lungo il Giordano. Giovanni sta predicando, sta invitando tutti alla conversione, sta battezzando. Quando vede Gesù che si avvicina, illuminato dall'alto, esclama: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». Il peccato è la vera, pericolosa infezione dell'umanità e Gesù è venuto a liberarci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea. Gesù partecipa ad una festa di nozze. Perché? Per ricordarci che la famiglia è un progetto di Dio, la famiglia è fondamentale. Giustamente San Giovanni XXIII diceva: l'educazione che lascia le tracce più profonde è quella che si riceve in famiglia. E Don Oreste Bensi, un meraviglioso sacerdote di Rimini, che ha fondato la comunità Giovanni XXIII, ha aggiunto:
un tempo si parlava di figli illegittimi, oggi dovremmo parlare di padri illegittimi e di madri illegittime, cioè che non sentono e non vivono la grande missione che Dio ha loro affidato. Preghiamo per le famiglie, preghiamo veramente per loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che cammina per le strade della Palestina, predica il Vangelo del Regno e annuncia le sue beatitudini che sono l'unica vera segnaletica della felicità. Pensate, Gandhi, non cristiano, è arrivato a dire: le beatitudini sono la vetta più alta della spiritualità del mondo. E pensate ancora, Federico Nietzsche, nemico giurato di Gesù, eppure un giorno dichiarò: Gesù ha volato più in alto di tutti. Detto da Nietzsche fa pensare. Ed Ernesto Renan, un altro che ha sferrato attacchi feroci contro la Chiesa, eppure ha avuto l'onestà di dire: Gesù non sarà mai superato,
tutti i secoli che verranno proclameranno che tra i figli dell'uomo non è mai nato uno più grande di Gesù. Vedete, basta un piccolo di onestà e tutti devono riconoscere che Gesù è l'unica luce che brilla nel buio del mondo. Ringraziamo Dio per il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre peccato. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere a Pietro, Giacomo e Giovanni la bellezza della sua divinità. Rimasero affascinati e Pietro, sempre spontaneo, esclama: Signore, fermiamoci qui, non torniamo più a valle. È troppo bello quello che abbiamo visto. Era un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Siamo alla vigilia della morte in croce di Gesù, alla vigilia del suo sacrificio di amore. Ebbene, proprio in quel momento Gesù ci lascia i regali più preziosi. Il primo, il comandamento dell'amore, che ci distingue da tutti. Noi siamo il popolo del comandamento dell'amore. E ci regala insieme l'Eucaristia, che rende presente il gesto di amore del Calvario. E quindi ci fa una trasfusione di amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per tutto l'orgoglio che ancora dilaga nel mondo. Signore Gesù, nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu, con un gesto di puro amore, donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donaci una briciola del tuo amore e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie di Satana. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, ti preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi.
prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra legittima, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Ore di Davide, prega per noi. Torre d'avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Orla del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci,
per noi, Santa Madre di Dio. Siamo fatti degni delle promesse. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Invoco su tutti voi la benedizione del Signore e anche su tutti coloro che ci seguono da lontano, ma con il cuore sono in comunione con noi, con la nostra preghiera. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Facciamo fiorire la preghiera in opera di bontà e di carità in tutto il giorno. Andate in pace. Grazie a te.